tutto pronto, parti Nico, mette al centro quella che lei stesso ha sempre definito una vocazione iscritta proprio nel patrimonio genetico del territorio. Assolutamente, finalmente al via un'importante stagione fieristica che coinvolge gli imprenditori del comune di Partinico, ma non solo, perché in realtà Partinico è la sede, il cuore pulsante di questa attività che viene rilanciata nell'intero territorio regionale e che accoglie diversi imprenditori che arrivano davvero da tutta la Sicilia. Oggi siamo qui in questo spazio, spazio cultura della libreria Macaione, proprio perché questo è un luogo dove si può parlare di eventi che vengono organizzati in tutta la Sicilia. A Partinico in realtà un evento che è fatto di 4 giornate dove si parlerà nella prima giornata di arte, tradizione e agricoltura nella storia, nella seconda giornata di cultura del cibo sano e del corpo sano, nella terza giornata di politiche giovanili e nella quarta e conclusiva del mondo e l'agricoltura come gioco e come spazio di incontro sociale. Un modo quindi per raccontare la Sicilia che ce la può fare, mondo quindi che guarda alla naturale vocazione di un territorio e che lo fa coinvolgendo in questo spazio espositivo tantissimi imprenditori, imprenditori del mondo agricolo ma soprattutto imprenditori del mondo bio, quindi un'importante occasione per vivere insieme questo bellissimo territorio con una serie di artisti, tra l'altro di associazioni che saranno presenti e che avranno la capacità di coinvolgere tutti i visitatori. Mentre a Partinico si apre una stagione fieristica che mette al centro la cultura enogastronomica, anche voi, no, fate un giudizio positivo su questa iniziativa che è il patrocinio dell'assessorato regionale all'attività produttive, perché ben si sposta con quanto voi fate. Sì, sì, in effetti Spazio Cultura non è da mo', cioè si occupa di cibo e cultura, tant'è vero che proprio il 17 novembre qui in questi locali grazie a Federica Terranova, che è un'esperta proprio di infanzia e cibo, faremo il primo laboratorio dedicato ai bambini e non solo, che si chiama The Time Machine, un viaggio lungo un pasto, ed è proprio un'iniziativa legata al mondo del cibo, il cibo sano ovviamente, perché bisogna comprendere fino in fondo che bisogna fare attenzione a quello che mangiamo, specialmente per i nostri bambini che chiaramente non hanno la facoltà di ovviamente di critica, e quindi noi genitori dobbiamo essere attenti a quello che noi diamo da mangiare ai nostri bambini, perché molte volte magari spacciano del cibo per italiano quando italiano non è, specialmente quando parliamo anche dei prodotti tipici siciliani, molte volte in realtà vengono magari dall'America, dall'Australia o non so da dove. Una nota su questa manifestazione di Partinico, voi state avviando anche delle interlocuzioni per essere presenti? Eh sì, ovviamente Spazio Cultura si mette in relazione anche con altre realtà, noi crediamo molto nella reciprocità, quindi proprio speriamo di essere presenti, ma sicuramente lo saremo grazie a Federica Terranova, proprio con un punto, un point Spazio Cultura insieme a Gioca Cultura, che è un'altra associazione di cui appunto Terranova fa parte, e faremo, ovviamente parleremo di cibo sano legato ovviamente al mondo dell'infanzia.